Mi rivolsi al Signore Dio per pregarlo e supplicarlo con il digiuno, veste di sacco e cenere, e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio. E adesso, dalla linea 68 alla linea 94, c'è questa lunghissima preghiera, che è fondamentalmente una preghiera di richiesta di perdono. Proviamo a vedere come chiedevano perdono nel mondo antico. Signore Dio, grande e tremendo, che osservi l'alleanza e la benevolenza verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi profeti, ai tuoi servi, i profeti, i quali hanno in tuo nome parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i misfatti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Signore Dio nostro, la misericordia e il perdono perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva date per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Tutto Israele ha trasgredito la Tua legge, si è allontanato per non ascoltare la Tua voce, così si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunziate contro di noi e i nostri governanti, mandando su di noi un male così grande quale mai sotto il cielo era avvenuto a Gerusalemme. Tutto questo male è venuto su di noi proprio come sta scritto nella legge di Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro convertendoci dalle nostre iniquità e seguendo la tua verità. Il Signore ha vegliato sopra questo male, l'ha mandato su di noi, poiché il Signore Dio nostro è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce. Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte e ti sei fatto un nome, com'è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il suo popolo sono oggetto di vituperio presso tutti, verso quanti ci stanno intorno. Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e per amore tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario che è desolato. Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni, e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, basate sulla nostra giustizia, manca un non, ovviamente. Non presentiamo le nostre suppliche davanti a te, basate sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Questa preghiera in ebraico viene chiamata Todà. La Todà in ebraico sarebbe la confessione duplice, non la confessione univoca. Io sono peccatore, perdonami. Ma c'è la confessione duplice, cioè tu sei stato fedele con noi e noi con te no. Fondamentalmente, questa preghiera corre su questi due binari. Per cui la prima parte, quella in cui si illustra la fedeltà di Dio, è la confessione di fede. L'altra invece è la confessione del peccato. In greco, come in ebraico, come anche in italiano, si parla sempre di confessione. Fai la tua confessione di fede, fai la tua confessione dei peccati. Ma quello che è interessante è che nel mondo biblico mai ci può essere una senza l'altra. Tu non puoi mai chiedere perdono a Dio
se prima non confessi la tua fede in Lui. D'altra parte, non puoi confessare la tua fede in Lui se non ti riconosci per ciò che sei. Perché è importante questa sottolineatura? Perché noi tendiamo a scindere queste due cose, a fare della confessione semplicemente un lavacro morale e basta. Mentre la confessione, prima di tutto, è un atto di fede, è una confessione di fede. Non è un dire io sono peccatore, è un dire io riconosco che tu nei miei confronti hai avuto un atteggiamento totalmente diverso da quello che io ho avuto nei tuoi confronti. Tu mi rimani sempre fedele, io purtroppo nei tuoi confronti no. Questo è fondamentalmente lo spirito della confessione. Mentre invece noi molto spesso facciamo della confessione una seduta psicoterapeutica in cui noi scarichiamo i nostri sensi di colpa e non se ne parli più. Chiaro? Ecco, questo è un dato da tenere presente. Un secondo dato da tenere presente è quest'altro. Se notate, qui la cosa è abbastanza tenue, ma è sufficientemente evidente. La confessione di fede non si fa sui concetti. Credo nella Trinità, credo nella transustanziazione, credo nell'infallibilità del Papa, cose di questo genere, che sono tutte cose vere. Ma la confessione di fede si fa su ciò che Dio ha fatto per noi o per me. Cioè sulla storia, non sui concetti. Quindi uno non deve misurare la sua fede su quell'assenso intellettuale che dà al mistero. Dio è uno uguale tre, non ci capisco niente, ma lo accetto. Quindi sono credente, no? Il mondo biblico ti dice, fermati, tu sei credente se sai leggere la storia, se vedi lì dove Dio agisce e se ti accorgi di come agisce. Allora tu confessi la tua fede dicendo, io ho visto Dio in azione nella mia vita, lì, lì e là. Ho visto Dio in azione nella storia che conosco in questi episodi. Questa è la confessione di fede per il mondo biblico. Allora tu puoi dire Dio nei miei confronti si è comportato in un certo modo, mentre io nei suoi confronti mi sono comportato in un altro modo. E quindi voglio tornare ad una coerenza nel rapporto che ho con te. Questa è la confessione di fede. E quindi la confessione dei peccati. Bene. Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo Israele, a proposito della conversazione che facevo con gli ebraisti stamattina. No, eccola là. Cioè non esiste mai una preghiera individuale. Esiste sempre una preghiera personale, ma che non è mai fatta per se stessi. È sempre fatta per sé e per chi vive nella mia stessa situazione. E i padri della Chiesa dicevano, capite perché Dio non può ascoltarvi, anzi perché spesso non vi ascolta. Perché voi pregate in maniera egoistica, cioè pregate solo per voi. Mentre invece quando si prega bisogna pregare per sé, ci mancherebbe altro, ma anche fare questo dono gratuito della propria preghiera a tutti coloro che si trovano nella nostra stessa situazione. E quindi tu prega per te e per quelli come te che stanno vivendo ciò che tu stai vivendo. Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo Israele e presentavo la supplica al Signore Dio mio per il monte santo del mio Dio, mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me. Era l'ora dell'offerta della sera. E voi ridete, scherzate, fate quello che volete, ma qui si fonda la preghiera della liturgia delle ore del Vespero. C'è un sacrificio la sera, gli ebrei pregavano in contemporanea il sacrificio. Quando nella Chiesa nascente
succede? Si celebrava la messa alla sera, non si celebrava al mattino. Si celebrava o la sera o la notte. Quelle comunità che non avevano il presbitero, che non avevano il prete che poteva celebrare insieme con loro, queste comunità si univano e pregavano in contemporanea con la comunità distante 50 km che celebrava l'Eucaristia. L'ora non era esatta, si capisce, perché magari loro avrebbero celebrato l'Eucaristia 2 ore dopo, l'avevano già celebrata 2 ore prima. Ma voi celebrate la sera, sì, va bene, allora la prossima settimana quando voi celebrate noi ci uniamo alla celebrazione pregando in contemporanea. E così nasce la liturgia delle ore. Tenete poi presente che nella Chiesa antica si celebrava solo tra il sabato e la domenica di notte, oppure la domenica sera. E durante la settimana, niente. Alla mattina, prestissimo, prima che sorgesse il sole e i contadini andassero nei campi, c'era il lucernario. Il vescovo con i preti, dove c'era, si riuniva in chiesa con la gente e pregava i salmi, da cui nascono le lodi. Alla sera i vesperi. Il cristianesimo ha preso questo uso dell'ebraismo, sacrificio si fa nel tempio, e a Nazareth, che è distante quasi 100 km dal tempio, cosa fanno? Prendono una motoretta, vanno fino a Gerusalemme e poi tornano a casa? No, in contemporanea pregano. Eccolo qua. Egli mi rivolse questo discorso. Dunque Gabriele appare a Daniele mentre Daniele prega alla sera in contemporanea con il sacrificio del Tempio e sta meditando il testo di Geremia. Egli mi rivolse questo discorso. Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola da parte di Dio. Qui c'è il cosiddetto passivo teologico. E io sono venuto per annunziartela, poiché tu sei un uomo prediletto. Ora sta attento alla parola e comprendi la visione. 70 anni, diceva Geremia. Qui invece stranamente viene fuori 70 settimane. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati e spiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, suggellare visioni e profezie ed ungere il santo dei santi. Non ci siamo, perché se voi notate sta parlando ormai del messianismo, perché si parla di mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, cioè chiuso, i peccati non si contano più. Non esistono più. Portare una giustizia eterna. Cosa vuol dire portare una giustizia eterna? Dio è giusto con noi perché mantiene la parola. Noi con Lui non siamo giusti perché pecchiamo, non manteniamo la parola, quindi non siamo giusti. Bene, mancano 70 settimane, poi vedremo che si tratta di anni, 70 settimane d'anni, perché noi abbiamo la stessa giustizia di Dio. Per cui anche noi manteniamo la parola con Lui. Capite che non si tratta di una rilettura di Geremia di tipo storico, ma di tipo apocalittico, cioè verrà il giorno in cui noi, anche se peccheremo, non peccheremo. Questo è il concetto di fondo. Sappi e intendi bene da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme fino a un principe consacrato, vi saranno 7 settimane. Quindi adesso incomincia la ripartizione. Di queste 70 settimane, le prime 7 copriranno un certo periodo, che vanno praticamente dalla distruzione di Gerusalemme alla consacrazione di un tizio. Sono 49 anni, 70 settimane, 7 settimane. Durante 62 settimane saranno restaurate, riedificate piazze e fossati, e ciò in tempi angosciosi.
Di queste 70, prime 7 settimane d'anni succederà, nelle altre succederà qualcosa d'altro, nelle 62 settimane d'anni successivi succederà qualcosa d'altro, che è fondamentalmente la ricostruzione. Dopo 62 settimane un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario. E qui i primi cristiani avevano visto la profezia messianica. Perché il Messia, unto, quindi consacrato, sarà soppresso senza colpa in lui. Ricordate quello che dice il buon ladrone: noi siamo condannati per nostra colpa, ma lui è innocente. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario. Le truppe di Tito e Vespasiano nel 70 hanno fatto questo. La sua fine sarà un'inondazione fino alla fine, guerra e desolazione decretate, proprio un disastro. E così è stato per il 70 d.C. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e nello spazio di metà settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta, sull'ala del Tempio porrà l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul Devastatore. Capite che l'interpretazione cristiana non si sorregge più. Perché? Perché voi avete 70 settimane d'anni. C'è un primo blocco di una settimana e quindi di 49 anni e succederà qualche cosa. Poi avrete 62 settimane e succederà qualche cosa d'altro. E poi avete l'ultima settimana. 7 anni. Dopo 62 settimane verrebbe il cristianesimo, stando alla lettura dei primi cristiani. Invece le cose non stanno così. Perché nell'ultima settimana che qui viene prognosticata, per una settimana e nello spazio di metà settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta, sull'ala del Tempio porrà l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul Devastatore. Non ci troviamo più. Proviamo invece a rileggere con un pochettino di calma questo testo e ci accorgeremo che queste letture numeriche sono sbagliate. Proviamo. Andate alla linea 129. E così chiudiamo in velocità. Si tratta di 70 settimane di anni. 70 per 7 fa 490. Ci siamo. Ma ricordiamoci che nel mondo biblico, quando un numero è moltiplicato per il suo multiplo, indica totalità, completezza. Quante volte devi perdonare? 70 volte 7. Non vuol dire 490 volte, vuol dire sempre. I salvati saranno 12.000 per ogni tribù, e le tribù sono 12. Quindi non sono 144.000, ma vuol dire tutti. 70 settimane vuol dire 490 anni per davvero? O vuol dire che da adesso in avanti il tempo, tutto il tempo, sarà scandito da tre momenti importanti e basta? Mettiamo solo il punto di domanda. Proviamo ad accettare momentaneamente l'interpretazione puramente numerica. Allora, siamo alla linea 133. Il primo periodo dice che sono 7 settimane, cioè 49 anni. Ed è vero, sotto questo profilo, la caduta, la distruzione del Tempio è del 587, con la grave deportazione degli ebrei a Gerusalemme. E 49 anni, se li contate sono 49,
c'è la caduta di Babilonia per opera di Ciro l'Achemenide. In matematica voi sapete che c'è una cifra che non si conta. Se io dico 10 meno 2 uguale 8, vero? Quindi parto dal 10, poi dico meno 1, 9, meno 2, 8. Ma quando si tratta di storia, l'anno in cui si parte va contato. E quindi se io dico da pagina, faccio un esempio molto semplice, da pagina 410 a pagina 411, la tentazione sarebbe di dire è una pagina sola, no? Sono due pagine. E quindi, se voi contate da 587 a 439, avete 49 anni. Il terzo periodo di una settimana non quadra più. Perché? Perché non quadra le 62 settimane. 62 settimane vuol dire 434 anni. Mentre secondo l'interpretazione rabbinica e l'interpretazione cristiana, queste 62 settimane andrebbero dal 529, caduta di Babilonia, al 170, che è l'assassinio del sommo sacerdote Onia III. Voi dite chi è sto qua, non preoccupatevi. Non sono 434 anni, fate i conti. Partite dal 500 per arrivare al 170 sono 331 anni, più 29 fa 360, no? 434. Non ci siamo più coi numeri. Perché è molto facile mettere queste scadenze badando a questi appuntamenti storici molto importanti. Ma questi appuntamenti storici molto importanti non collimano più con i numeri matematici. Ho reso l'idea. Con buona probabilità, allora, bisognerebbe essere più cauti e ritornare al concetto della linea 131. 70 settimane vuol dire la totalità del tempo. In questa totalità del tempo Dio opererà in un modo particolare. Basta, ma io non so di più. Inutile che metta scadenze. Teniamo presente che alla linea 132 vi ho citato il testo di Marco, che è l'inizio della predicazione di Gesù, il quale dice il tempo è compiuto, sì, ma in rapporto a che cosa? Partendo da dove? Questa concezione che Gesù esprime, quello cioè di dire questo è il tempo maturo, Dio ha deciso che questo è il tempo maturo, rientra nella logica delle 70 settimane di anni lette come completezza del tempo. Daniele dice ci sarà un momento in cui c'è la completezza del tempo, si è arrivati proprio alla maturità, allora comparirà il Messia. E infatti Gesù dice, il tempo è compiuto, convertitevi, il regno è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ma, se notate, non ci sono numeri, si parla di completezza. Non si dice, poiché sono passati X anni, siamo arrivati finalmente al momento giusto. La completezza del tempo è solo in mano a Dio, solo Lui conosce questa completezza del tempo. Signore, quando avverrà questo? Non lo sa. Gli angeli di Dio, non lo sa il figlio dell'uomo, lo sa solo il padre. Vi ricordate quando parlava della fine del mondo? Nessuno lo sa. Quindi è inutile fare tutti questi calcoli che normalmente voi trovate in alcuni libercoli divulgativi di esegesi per la gente. Non leggeteli. Sono semplicemente enormi stupidaggini, perché tutto il problema è il 70%. Nella logica apocalittica, quando un numero è moltiplicato per il suo multiplo, cessa di avere valore numerico, comincia ad avere valore simbolico.
Ricordatevi del 70 volte 7 detto da Gesù a Pietro e ci troviamo con lo stesso numero. Chiaro? Allora, qual è il messaggio di fondo di questo testo? Noi potremmo dire che due sono i messaggi di fondo. Primo, la Bibbia va attualizzata. Geremia deve essere attualizzato, Daniele cerca di attualizzarlo. Perché è attraverso la Bibbia che tu capisci l'oggi, attraverso la lettura del testo attualizzato che tu capisci il presente. Però per fare questo cosa ha dovuto fare Daniele? Ha chiesto perdono a Dio, ha fatto una confessione di fede e ha dovuto aspettare che Gabriele gli parlasse. Usciamo fuori dal testo. Quando tu vuoi capire il tuo presente, è chiaro che ti rifai come credente a ciò che il testo biblico dice. Ma devi attualizzarlo, non devi leggerlo come una cronaca archeologica. Per fare questa attualizzazione devi metterti in un atteggiamento orante, tenendo presente che sei peccatore e quindi puoi sbagliare, e tenendo presente che padrone dell'oggi non sei tu, è lui. Dopodiché puoi accedere al testo e leggerlo per capirlo e attuarlo nell'adesso. Questo è il primo dato che noi comprendiamo. Il secondo dato è molto più semplice: non farti padrone del tempo. Il tempo non è calcolabile. Quanti anni avrai ancora davanti a te? Non lo sai. Potresti averne altri 50, potresti avere anche solo qualche ora. Il tempo ti è regalato. Allora, se il tempo ti è regalato, prova a tirare una prima conclusione. Non rimandare a un tempo di domani che non è tuo quello che puoi vivere nell'adesso. Mi convertirò domani quando avrò più tempo. No, è una mentalità sbagliata. Perché tu non sei padrone del tuo tempo. Quel domani potrebbe non esserci. E quindi quello che tu trovi giusto fare oggi, lo fai oggi. Ma questa cosa qua non è possibile oggi, vuol dire che non ti appartiene. Lo puoi progettare. Allora se Dio ti darà il tempo domani, ciò che è maturabile per domani lo farai domani, ma non sta a angosciarti oggi su ciò che devi fare domani, perché questo domani potrebbe non appartenerti. È una logica che voi ritrovate in Gesù quando dice a ogni giorno la sua pena. Basta. Voi fate un piccolo salto in Oriente e anche il Buddha dice la stessa cosa. Il passato non è più tuo, il futuro non è ancora tuo. Tuo è solo il presente. Capite che c'è un parallelismo? La nostra vita invece, sia sotto il profilo umano, sia sotto il profilo di fede, è rovinata dal domani. Perché domani farò, e abbiamo già sbagliato. Perché se lo puoi fare oggi lo fai, se no non ti appartiene. Domani ci penserai. Oppure c'è l'altro atteggiamento sbagliato, secondo il quale chissà cosa mi capiterà. Date queste premesse. Madonna mia, domani cosa succederà? Che ne sarai tu? Del domani non sei padrone. Domani può succedere di tutto. E allora perché angosciarti di un domani su cui tu non hai potere perché vivi nell'oggi? Se voi notate, questo atteggiamento che viene suggerito dal testo è un atteggiamento molto sano, sia sotto il profilo mentale, sia sotto il profilo di fede, quindi sia sotto il profilo orizzontale, antropologico, sia sotto il profilo verticale, trascendentale di fede. Bene, abbiamo chiuso il nostro brevissimo itinerario